E pensare che l'avevamo portata qui perché non si occupasse di politica. Non avremmo mai voluto fare di questa casa una stamperia clandestina. Ma lei non ha ascoltato ragione. Maestra Messa, ma che succede? Niente, perché? Sto facendo lezione. Se lo sapesse il direttore. Ma se lo sapesse il direttore cosa? Che sta qua. E lei qua fuori non ci può stare. La maestra Murphy vuole stare fuori. Ah sì? E ora io faccio una telefonata. Resta sul pensiero della testa fino a quando tu non mi dici che cos'è sta cosa. Sì, ti resta, scrivi e stai muto. Va bene, vai. E a mettere muta su ogni cosa. Non posso scrivere che ti voglio io. Certo, tu puoi scrivere tutto quello che vuoi. Ma se allunghi lo brodo si perde lo filo. Lo filo si perde perché tu non ti stai muto. State muto e scrivi. Va bene, mi stai muto. Benissimo. Andrà a storia a tua. Benissimo. Mi viene a dire mia che non mi comporto da galantuomo, da bravo compaesano. Ma io niente dissi. Ah, niente dissi? No. Non dicessi di mia mamma se era contento o dispiaciuto. Sì, ma io ti volevo solo ringraziare. Non mi devi ringraziare, non c'è. Tra l'assenteismo e l'indifferenza, poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita sociale. E la massa? Ignora, perché non se ne preoccupa. Odio gli indifferenti anche per questo, perché mi dà fastidio il loro piagnisteo dei termini innocenti. Chiedo conto ad ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. Ut formularet novum codex regiorum, con umiltà illuminati dal nostro Signore. Amen. È un uomo come tutti gli altri. No, novus profetus est. Reso il tempo nell'azione di un attimo in un non luogo.